Ciao Davsim, quinta giornata di Serie A, una giornata abbastanza spezzatino visto che oggi è lunedì e dobbiamo già parlare di fantacalcio, di probabili formazioni e di formazioni che in questo momento non possiamo veramente comprendere visto che la giornata terminerà giovedì con Torino-Milan, passando naturalmente per mercoledì con la maggior parte delle partite, 7 per la precisione. Domani ci sarà Verona-Udinese e Brescia-Juventus, Brescia-Juventus alle 21. Quindi dobbiamo già iniziare a pensare chi mettere in campo. Io vi do i miei consigli per il Fantacalcio. Vi dico anche come è andata al Fantacalcio la scorsa giornata. Accorpiamo due video in uno, due disamine in uno, visto che abbiamo appena salutato la scorsa giornata di campionato. Veramente un giorno di mezzo, uno solo, solo questo lunedì, da domenica a martedì, poi mercoledì, giovedì, e io sono già stanco. Tutte queste partite sono già stanco. Bene, allora intanto vi dico che per i miei consigli sulla scorsa giornata di Serie A e quindi di Fantacalcio ci ho preso abbastanza. Cioè, diciamo, no, in realtà non è neanche uscito il video, doveva uscire venerdì, poi non l'ho fatto più uscire, ma i miei consigli li ho comunque pubblicati tra le storie di questo canale. Quindi vi basta entrare nella community, guardare le storie del mio canale e naturalmente iscrivervi e attivare la campanella per le notifiche su tutti i contenuti del canale. In particolare vi avevo suggerito per esempio Kwame, vi avevo suggerito Immobile, Caputo, Ronaldo, anche Buffon che pur avendo preso gol però ha preso un bel 7 in pagella, e quindi ho fatto i conti che più o meno vi ho dato 22 suggerimenti corretti e 23 suggerimenti sbagliati, o comunque vi avrei dato qualora avessi fatto il video. E quindi diciamo che potete evidentemente tenere in considerazione i miei consigli, e allora vediamo quali sono i consigli per la prossima giornata di Serie A che comincia domani. Dicevo, Verona-Udinese, la prima partita alle 19 di domani, martedì 24 settembre. Vi dico, potrebbe essere una partita difficilmente da over, quindi non è una partita da attenzionare molto. Se potete evitare di mettere giocatori del Verona e o dell'Udinese, fatelo, o magari potete schierare i rispettivi portieri, perché davvero è difficile secondo me che possa essere una partita con tanti gol. Io vi suggerirei comunque di puntare su Stepinski, perché potrebbe ritagliarsi uno spazio da titolare, o confermarlo nel momento in cui facesse una buona prestazione. Lasagna, che è chiamata a riscattarsi perché sta deludendo, quindi prima o poi deve iniziare a segnare. Potrebbe essere la volta buona. Amrabat per continuità con l'ottima prestazione dell'Allianz Stadium. Vi direi di no, Rodrigo Besao a sensazione, puramente e semplicemente a sensazione, quindi potete anche non ascoltare il mio consiglio. Brescia-Juventus, balla Ronaldo, potrebbe non essere convocato nel momento in cui sto registrando, poi magari esce il video ed è ufficiale che non è stato o è stato convocato. Io vi direi di puntare su Dybala perché ha fatto un'ottima prestazione e potrebbe quindi partire ancora titolare al di là della presenza o meno di Ronaldo, quindi anche al posto di Higuain. Puntiamo su Tonali noi fantallenatori perché ha fatto un'ottima prestazione questa scorsa giornata e non c'è motivo di credere che possa deludere nella sua prima partita contro la Juventus. Anzi, è la vetrina per lui, quindi non potrà fallire. Così come vi dico di puntare dal mio punto di vista su De Ligt, perché dovrebbe tornare titolare e penso che possa fare anche gol. Vi dico che De Ligt potrebbe anche segnare. Vi dico di no invece Romulo perché ha già segnato la scorsa giornata ed è un giocatore che secondo me si fa prendere molto dalle emozioni, dall'enfasi, e giocare contro la Juventus, sua ex squadra, potrebbe portarlo ad andare troppo su di giri, mia sensazione. Così come vi dico no, Balotelli per lo stesso motivo, rientra titolare proprio contro la Juventus, forse troppe aspettative, potrebbe fallire, potrebbe deludere, quindi è un'incertezza Balotelli. Roma-Atalanta, passiamo alle partite di mercoledì. Sì, Pellegrini, Lorenzo Pellegrini non lo puoi assolutamente togliere dal campo in questo momento, fa assist anche quando apre la porta di casa, quindi Pellegrini non toglietelo dal campo se ce l'avete. Non togliete neppure Dzeko che è in un ottimo momento, quando gli attaccanti come Dzeko sono in un buon momento vanno sempre schierati. Poi capiterà la volta in cui non segnano, però bisogna sperimentarlo, bisogna sempre rischiare perché quando stanno bene bisogna schierarli. Così come vi dico di puntare dal mio punto di vista su Ilicic per quanto riguarda l'Atalanta. Sono indeciso tra Gomez e Ilicic, ma vi direi più Ilicic, tenendo conto che comunque la difesa, la fase difensiva della Roma concede abbastanza spazi sulla tre quarti. Vi direi di no i portieri perché è facile che sia una partita da over o comunque con molti gol, e Castagni perché non vorrei sbagliare, ma ha segnato questa scorsa partita contro la Fiorentina, quindi è difficile che possa replicare un'ottima prestazione, ma potete anche metterlo. È solo la certezza, tra virgolette, è di non mettere i portieri. Il consiglio più significativo è di non mettere i portieri. Fiorentina-Sampdoria, vi dico di sì a Pulgar perché il centrocampo della Sampdoria non è un granché, quindi penso che Pulgar possa fare un'ottima prestazione dall'altra parte. Vi dico di sì a Ribéry perché anche lui in un ottimo momento è in crescendo e credo che voglia
anche fare un altro gol, distinguersi anche al Franchi, quindi in casa, e sia Quagliarella che sta deludendo pure lui, prima o poi dovrà cominciare a segnare, magari sente diciamo, la grande sfida contro la Fiorentina, una partita diciamo, abbastanza equilibrata sulla carta, oltre al fatto che la Fiorentina subisce parecchio e non riesce a vincere, quindi potrebbe essere diciamo, non troppo difficile per uno come Quagliarella trovare la via della rete. Vi dico di no ad Ekdal, che è uno dei giocatori secondo me meno bravi della Serie A e in particolare del centrocampo della Sampdoria. Con un ottimo centrocampo, quello della Fiorentina, Ekdal rischia di sfigurare. Genoa-Bologna, confermo il sì che vi avevo detto la scorsa settimana a Pinamonti, che non ha segnato, segnerà forse in questa giornata. Sì a Cristian Romero, che probabilmente si distinguerà nella difesa del Genoa, di cui fa parte anche Cristian Zapata, che vi avevo detto di no, di non metterla per la scorsa giornata. E ho azzeccato perché ha fatto autogol. Vi confermo di non metterlo neanche in questa giornata, potrebbe anche non giocare. Vi dico di sì anche a Soriano, a sensazione, penso che Soriano possa fare una buona partita. E no invece a Medel, perché ho la sensazione che possa fare una partita forse di troppi falli con ammonizione o forse anche altro. Inter-Lazio, partita molto interessante, sì a Sensi, perché la Lazio è una squadra che gioca molto in spazi aperti, mentre Sensi è un giocatore che si esalta. Se gli dai spazio, Sensi riesce veramente a giocare, gioca bene anche nello stretto, ma se gli dai campo, inventa anche meglio, perché gioca anche molto in verticale e si inserisce bene, quindi Sensi potrebbe trovare terreno fertile contro la Lazio. Sì anche ad Immobile, che ha segnato, questo screzio con Inzaghi potrebbe averlo anche galvanizzato. E secondo me in un buon momento. Non lo vedo tra l'altro un attaccante molto emotivo, per cui potrebbe non sentire troppo il peso dell'impegno e fare una buona prestazione. Così come vi dico, sì, per quanto riguarda Acerbi, perché rispetto a Romagnoli, secondo me Acerbi è uno che è ben in grado di marcare Lukaku. Qualora dovesse giocare Lukaku, perché potrebbe esserci un po' di turnover da parte di Conte. No, dal mio punto di vista, a De Vrij, perché abbiamo già visto che negli Inter-Lazio, Lazio-Inter soffre le aspettative, quindi potrebbe non fare una buona prestazione. E no a Politano, perché ha già segnato e lo vede un giocatore tendenzialmente discontinuo. Tendenzialmente discontinuo. Quindi, secondo me, dopo un'ottima prestazione rischia di giocare male. Tra parentesi, forse sarebbe il caso di puntare anche su Asamoah. Ho buone sensazioni per quanto riguarda l'Inter, anche rispetto ad Asamoah. Napoli-Cagliari, sì assolutamente a Fabian Ruiz, che è un giocatore di grande qualità contro il centrocampo anche abbastanza fisico del Cagliari, nonostante l'assenza di Nainggolan, potrebbe fare molto bene. Sì a Di Lorenzo, a sensazione credo che Di Lorenzo possa trovare un'occasione per fare un'ottima prestazione contro il Cagliari, non essendo un avversario, diciamo, impossibile, anche se un'ottima squadra. E sì anche a Mertens, che non ha giocato la scorsa partita e deve quindi, diciamo, consolidare il suo posto da titolare. D'altra parte Llorente ha fatto doppietta, difficile che possa segnare ancora, anche se in un ottimo momento. Però potrebbero esserci dei cambi, Insigne non è ancora al meglio fisicamente, insomma, in questo momento nell'attacco del Napoli, se bisogna puntare su qualcuno, bisogna puntare su Mertens contro il Cagliari. No ad Olsen, perché rischia di prendere almeno 2 gol, e no a Birsa, perché secondo me non è un giocatore che può fare una buona prestazione contro il Napoli. Parma-Sassuolo, ancora siamo nella giornata di mercoledì, sì a Ciccio Caputo, cioè come fai a togliere Ciccio Caputo dal campo? Se ce l'hai lo metti per forza, magari metterne anche due se riesci, è ovviamente impossibile, però Caputo non si può prescindere da Caputo, ma questo non devo neanche dirvelo io. Punterei anche su Inglese, che è un altro attaccante che sta deludendo, un po' come Quagliarella, un po' come Lasagna. Magari riesce a riscattarsi e a rifarsi in questa partita contro il Sassuolo. E sì anche a Traoré, che dovrebbe essere scelto da De Zerbi come titolare dopo qualche partita in panchina o da subentrante, e secondo me contro il Parma, il centrocampo del Parma, potrebbe non sfigurare, anzi fare una partita significativa. No a Gervinho, perché lo percepisco in un momento, no, ce l'ho anche al Fantacalcio e non riesco ad utilizzarlo perché mi ha preso 5 l'altra volta e poi non ha giocato, o comunque io non l'ho messo, non ricordo bene. E no anche a Darmian, anche in questo caso a sensazione, perché comunque è un giocatore abbastanza tendenzialmente lento, molto attento, però non è molto veloce, e il Sassuolo gioca ad alti ritmi. Spal Lecce, pensate, non abbiamo ancora finito. Spal Lecce, sì a Pippo Falco, perché assolutamente contro la Spal potrebbe essere la sua partita. Un Lecce che sta navigando verso la retrocessione, anche se è presto per dirlo. C'è bisogno di riscatto da parte del Lecce in queste partite, in queste sfide salvezza, anche se la Spal è un'ottima squadra. Infatti, sia a Kurtic sia a Petagna, secondo me, per la Spal. No alla difesa del Lecce, perché comunque non è un'ottima difesa, e la Spal attacca bene, costruisce bene, quindi i difensori del
del Lecce, se potete evitateli. Chiudiamo con Torino-Milan giovedì. Per quanto riguarda il Milan, sì a Suso, penso che Suso possa riscattarsi dopo un derby abbastanza insufficiente. Tra l'altro, per quanto riguarda anche gli spazi che concede il Torino, visto il 3-5-2, Suso è un giocatore che sa muoversi bene tra le linee, quindi potrebbe sfruttare lo spazio creato tra l'esterno di difesa e diciamo l'esterno di centrocampo. Potrebbe, cioè, una mia interpretazione tattica. Sia Laxalt, che potrebbe anche avere, diciamo, qualche desiderio di rivalsa nei confronti del Milan, e sia Belotti, che ha deluso la scorsa giornata. Belotti è molto altalenante, quindi dopo una brutta partita potrebbe farne una buona. No a Biglia, a prescindere, secondo me, cioè, Biglia non mi piace proprio, ma secondo me è lento contro una squadra anche fisica come il Torino, e quindi però no anche a Meite, questo anche in questo caso a sensazione, non lo ritengo un giocatore molto molto esaltante. Veniamo a questo punto a quelli che sono stati i top e i flop della scorsa giornata di Serie A, quindi della quarta giornata. Secondo i voti di fantacalcio.it, vi ho segnalato solo quelli che hanno preso almeno 10,5 e quelli che hanno preso meno di 4,5, quindi tolti i portieri ovviamente, abbiamo Ribéry 10,5 con gol, Ronaldo 11 gol e assist, Llorente 13,5 doppietta, Caputo 13,5 doppietta, e poi abbiamo tra i flop Di Carmine 2 con rigore sbagliato, Tomovic 4 anche a causa di un'ammonizione e Zapata 2,5 per autogol. Come è andata al mio fantacalcio? Serie Avsim, ho fatto schifo per la seconda giornata consecutiva. Noi abbiamo iniziato la terza giornata, avevo fatto l'altra volta 66 ed ero 72esimo, ho peggiorato la mia posizione in classifica generale, sono adesso 73esimo su 99 con un punteggio totale di 141,5, avendo conquistato 75,5. Chi ho messo? Ho messo Handanovic, Kolarov, De Ligt, Alessandro, tra l'altro ho messo vice capitano, Zaniolo, Tonali, Pulgar, Kulusevski, Orsolini, Dybala, Cristiano Ronaldo. Non avrei potuto fare molto di più come voti, per quelli che sono stati i miei voti, ma se avessi dato la fascia da capitano a Ronaldo, come avevo fatto la scorsa giornata, avrei preso ben 5 punti bonus per il bonus capitano del nostro fantacalcio. Invece ho preso solo mezzo punto grazie a Dybala, quindi avrei potuto conquistare 82. Il massimo che avrei potuto fare in questa giornata sarebbe stato 82. Invece ho fatto 75,5. Leggiamo a questo punto, vi leggo quelli che sono i migliori di questa giornata di Serie Avsim per quanto riguarda quindi il mio fantacalcio. Al primo posto, in realtà vedete che c'è Patatinaikos perché c'è stato un problema tecnico, lo abbiamo riammesso, quindi risulta primo in questa giornata, ma in realtà non lo è. Il primo per punteggio di questa giornata è Pro RX, complimenti, con 92. Poi c'è Galatasaray 91,5, ADP10 Juventus 91, Hakuna Matata con 90 punti, Phoenix 89,5, Yoko Poco Mayoko, un classico di ogni fantacalcio e torneo di parrocchia, 89, Luganega FC 88, 88 anche Davide Team, e infine anche 88 Cipolla FC e AC Fallimento. Adesso devo riuscire a farvi vedere anche l'altra classifica, che è quella generale. La classifica generale vede ancora al primo posto, come la giornata precedente, AC Ciughina con 174, CSKA La Cacca sempre tra le prime posizioni con 169,5, 168,5 per quelli del carro Pep, Galatasaray che ha fatto un ottimo punteggio si piazza a 168,5 in quarta posizione, Pro RX risale in quinta posizione con 168, Davide Team 167,5, Paris San Gennaro 167, Piemonte Calcio 167, ADP10 Juventus 166,5, così come R6 Manu Team alla decima posizione in classifica generale. Saluto e ringrazio tutti i partecipanti alla serie Avsim nella mia lega fantacalcio. Ricordo a chi non l'ha ancora fatto di controllare le email, perché qualche giorno fa vi ho mandato il link per la chat Telegram riservata ai soli iscritti a serie Avsim. Non c'è veramente nient'altro che possa dirvi sul fantacalcio, ci vediamo venerdì per parlare della giornata successiva e di come è andata in questo turno infrasettimanale all'esito anche di Torino-Milan. Buon fantacalcio a tutti, buone scelte di formazione, non dimenticate che domani alle 19 c'è la prima partita, quindi muovetevi a dare la formazione e non dimenticatelo. E niente, vi ringrazio per l'attenzione, mettete un like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti come la vedete per quanto riguarda i miei suggerimenti sul fantacalcio. Vi ringrazio per la vostra attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche su questo canale. Grazie ancora, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!